Grande applauso. Intitolato al piccolo Tommaso D'Agostino, nasce nel capoluogo un nuovo servizio di trasporto sanitario e intervento di emergenza, denominato L'Aquila Soccorso, realizzato dalla SD SAM. Due moderne autoambulanze, dotate di tutti i mezzi di primo soccorso e rianimazione, sono oggi a disposizione e supporto del servizio sanitario pubblico per i cittadini del comprensorio aquilano. A inaugurare il mezzo, i genitori del piccolo Tommaso, vittima del tragico incidente all'asilo che ha sconvolto la comunità aquilana. La loro presenza, silenziosa, è servita a testimoniare l'importanza del primo intervento per tutta la comunità. Lo stesso giorno in cui è accaduta la tragedia di Tommaso ci è stata consegnata l'ambulanza e quindi ci sembrava doveroso, vista la tremenda coincidenza, intitolarla. In questo modo avremo la possibilità di far rivivere ogni giorno salvando, trasportando, accogliendo e anche psicologicamente aiutando chi ne ha di bisogno con la supervisione di Tommaso. Alle autoambulanze si affianca anche il servizio di taxi sanitario, disponibile per tutti i casi in cui la limitatezza della deambulazione, dalla disabilità alla semplice ingessatura o problemi di età, non possa essere sopperita con un mezzo di emergenza. Visto che la SAM sono 37 anni che esiste, pensavamo che una giusta evoluzione fosse opportuna e quindi oltre il comparto sanitario abbiamo pensato di fare tutta questa parte sociale che ci appartiene di più culturalmente e quindi questo taxi sanitario che è rivolto a tutti coloro i quali hanno dei disagi di tipo fisico e non per forza di cose patologico e quindi una sorta di grande taxi nel senso di volumetrico che può accompagnare le persone con qualche disagio di deambulazione in giro per la città.